È andata in archivio la quinta edizione degli internazionali di Francavilla al Mare, torneo maschile di tennis del circuito ATP Challenger 75. 8 giorni di incontri dal 7 al 14 maggio sui campi del Circolo Tennis Sporting Club che Rete 8 ha seguito passo dopo passo grazie alle immagini di Alberto Capo, proponendovi 5 finestre in diretta di 30 minuti ciascuna. Il torneo è stato seguito da tanti appassionati e alla finale erano presenti circa 1000 persone, nonostante la pioggia abbia condizionato non poco il programma giornaliero, diversi match rinviati, a cui comunque gli organizzatori sono riusciti a fare fronte con puntuali posticipi. L'edizione di quest'anno è stata terra di conquista dei giocatori sudamericani. Nel doppio si sono imposti il colombiano Barrientos e l'uruguaggio Bear, che in una lunga finale hanno superato in 3 set, 7-6, 3-6 e 10-6 al super tiebreak, il tandem composto dall'olandese Arens e dal greco Petros Tsitsipas, fratello del più noto Stefanos. Nel singolare successo del cileno Alejandro Tabilo, che ha battuto 6-1, 7-5 il francese Benoit Paire. 34 anni, oggi intorno alla 160esima posizione del ranking mondiale, ma giocatore conosciuto agli appassionati e con un passato recente illustre. Nel 2016 è arrivato ad occupare la 18esima posizione della classifica ATP. Il cileno, 25 anni, componente della squadra di Coppa Davis, prima del torneo occupava il 190° posto nel ranking mondiale, ma da quanto visto a Francavilla al Mare è destinato a salire, come del resto è accaduto in maniera eclatante ad alcuni tennisti passati dai campi di Francavilla nelle precedenti edizioni. Il ricordo va a Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, ma anche a Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud, solo per citarne alcuni. Lo stesso Gianluigi Quinzi, ex tennista, per il secondo anno consecutivo direttore tecnico del torneo, ha lasciato il segno vincendo l'edizione del 2018. Tra gli italiani da segnalare l'ottimo percorso fatto da Lorenzo Giustino, napoletano, non più giovanissimo a 31 anni, che si è fermato in semifinale contro il francese Paire. In questo speciale vi riproponiamo stralci di interviste ad alcuni dei protagonisti. Finora è stato un torneo molto positivo per me, ho giocato 3 buone partite e passare le qualificazioni in questi tornei non è mai facile. Ieri una partita lottatissima in cui sono insomma contento di essere riuscito a prevalere contro Salvo, che è un grande giocatore ovviamente. E sì, domani sarà una partita molto difficile. Ma insomma io mi sento bene, mi sto trovando bene qua a Francavilla, quindi spero di continuare così. Vabbè sì, devo dire la verità che è una bella soddisfazione, più che altro perché mi sa che l'ultima volta che sono stato in semifinale è stato l'anno scorso, quando ho fatto finale a Praga e poi mi sono infortunato, quindi vengo da una serie di brutti anni, infortuni, e quest'anno devo dire la verità che sto più solido, ho molte più vittorie. E sono contento, sì, è una soddisfazione. Yeah, it was a very good match today. Better every day. Oggi è stato un match difficile. Ogni partita che ha giocato si sente sempre meglio. Oggi ha giocato con un giocatore con una certa esperienza che è stato primi 100 al mondo. Adesso vuole pensare al presente, punto su punto, partita su partita, perché se gioca così pensa che ha grandi possibilità per vincere il titolo. Yeah, I think I'm good friend with all Italian players, so I have no problem with them. Ha detto che è molto amico con tutti gli italiani, conosce molto bene Giustino, un giocatore molto ostico, sarà una partita molto difficile. Ha visto Giustino anche a Barcellona che ha giocato una bellissima partita e niente, vediamo quello che verrà domani. Sì, saranno due avversari molto tosti, sarà un indiano che è stato top 50 e Margaroli, se non sbaglio. Sarà una partita più difficile di quella di ieri e quindi dovremo dare il 200%. Sì, ho fatto il singolare 2 giorni fa e ho perso purtroppo al terzo set con un tedesco 350 del mondo. Ho perso al terzo set, è stata una bellissima battaglia, soprattutto una bella esperienza. Giocare con uno più forte di me è sempre un'ottima sfida, diciamo. E veniamo alla domenica della finale, anzi delle finali, in quanto la pioggia ha fatto slittare quella del doppio programmata per il giorno precedente, un contrattempo che tutto sommato non deve essere dispiaciuto agli appassionati che hanno goduto di due spettacoli. Dei vincitori abbiamo già detto, sul gradino più alto la coppia Barrientos-Pear, testa di serie numero 1 del torneo, e nel singolare di Tabilo, testa di serie numero 3.
A questo punto non rimane altro che sentire altri contributi partendo proprio dal vincitore. Very happy. Sono molto contento di questo torneo, di questo risultato, soprattutto perché è stato un periodo molto difficile per me causato a causa di vari infortuni, ma sono riuscito e sono contento di aver portato la vittoria a casa. Per me è stata una settimana pazzesca, quindi all'ultimo punto ho cercato di buttare fuori tutto quello che avevo dentro e mi sono lasciato cadere per terra per gioire. Sono riuscito, grazie anche al mio team, a strutturare tutto il primo set in maniera tale da partire molto forte, ovviamente per riuscito a tornare indietro, ma ce l'ho fatta comunque. Sono abituato a lavorare così con il mio team, prepariamo tutti i match sull'avversario e questo sapevo di doverlo affrontare in maniera decisa da subito. Lavorando match by match cercherò entro la fine dell'anno di arrivare entro i 100 dove comunque mi appartiene quel posto. Lavorerà in Tunisi la prossima volta e poi si preparerà per il Roland Garros. Gianluigi Quinzi, direttore tecnico per il secondo anno consecutivo degli internazionali di Francavilla al Mare, in archivio anche questa quinta edizione. Commentiamo subito queste due finali a partire dalla coppia sudamericana che ha vinto questo torneo nel doppio. Assolutamente sì, la finale Barrientos-Bear sono stati veramente bravi, nel senso è tutta la settimana che li ho visti molto composti, determinati e molto sul pezzo. Oggi si vedeva un po' la differenza rispetto agli altri perché si conoscono meglio, anche se non hanno avuto degli ottimi risultati fino adesso, però hanno una buona sintonia, si conoscono bene. Gli altri forse ci hanno avuto più risultati, però si conoscevano, vedevo che facevano fatica a trovarsi, però bellissima partita. Arez Tsitsipas, il fratello del più noto Nicolas, lui si chiama Petros, comunque ci sono voluti tre set, il super tie break. Sì, assolutamente sì, è stata una partita molto lottata, di alti e bassi, però alla fine Barrientos-Bear nei punti cruciali della partita sono stati più bravi. Nel singolare ha prevalso il sudamericano, anche lui, il cileno Alejandro Tabilo contro Benoit Paire, il francese, in due set, 6-1-7-5. È stata una finale forse meno spettacolare di quello che si attendeva, però il secondo set è stato molto bello e combattuto. Innanzitutto sono molto contento che dopo 4 giorni di pioggia oggi, causa maltempo, c'è stato un grandioso pubblico. Oggi diciamo che Per ci ha avuto più bassi che alti rispetto alle scorse partite, però ha fatto una settimana incredibile, l'altro molto costante, molto ordinato, punto su punto, quindi meritava, diciamo, Tabilo di vincere. Sì, assolutamente, anche nella scorsa edizione abbiamo avuto Arnaldi e Maestrelli che hanno fatto un'ottima finale, questi giovani stanno venendo su, stanno facendo un buon lavoro, oggi quest'anno ci abbiamo avuto anche Pirano, che è peccato che ha perso con Magri al primo turno con 5 match point, però vediamo questi giovani crescere. Poi Giustino che ha fatto un ottimo torneo, ha battuto fior fior di giocatori che sulla terra sono molto buoni, peccato che ha perso in semifinale, però anche lui è da un po' che non fa una semifinale, quindi diciamo che è ottimo torneo anche per lui. Anche Giovanni Fogno che ha perso proprio contro il vincitore, contro Tabilo. Sì, assolutamente, anche lì lo vedo molto più costante, che mantiene molto, molto di più la continuità, sta giocando molto meglio le partite, anche il suo allenatore che lo conosco molto bene, Pietro Rondoni, sta facendo un ottimo lavoro e vedo che sta migliorando giorno dopo giorno. Gianluigi, un pizzico di nostalgia, ricordiamo che tu hai vinto nel 2018 un'edizione battendo tra l'altro Kaspar Ruud, che adesso lo troviamo stabilmente nei primi 10. Sì, assolutamente sì, questo nel senso io sono molto contento e onorato non solo di avere questo ruolo importante, ma diciamo che Francavilla ce l'ho nel cuore perché mi fa ricordare momenti. Ma la nostalgia del campo? Nostalgia del campo, sì, assolutamente. C'ho nostalgia fino a un certo punto, diciamo, perché ovviamente adesso non c'ho rimpianti, o quando ho smesso di giocare a tennis ho smesso perché non ce la facevo più, diciamo, e quindi adesso sono contento di fare l'allenatore e di stare sempre a contatto con i giocatori. L'ultima, Francavilla ormai è diventata un po' casa tua? Assolutamente sì, questa è una grande famiglia e stiamo facendo un grandissimo lavoro. L'anno prossimo state già pensando alla sesta edizione? Assolutamente sì, e faremo grandi cose. Vicino a me c'è il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo. Allora, intanto lei ha premiato proprio il secondo classificato, Benoit Paire, che era un po', lo possiamo dire, il beniamino, no? Perché è il giocatore più conosciuto, però ha trovato sulla sua strada questo cileno, tra l'altro più giovane di lui, di 7-8 anni, forse anche di più, perché il cileno 25 anni, lui 34, che lo ha fatto correre molto e quindi insomma ha vinto meritatamente.
Sì, noi qua c'era un tifo diciamo più per Benoit Paire, perché era conosciuto, è stato 18, numero 18 sì. al mondo, e in questa settimana è stato molto seguito, ma eravamo altrettanto vicini al vincitore, perché sapevamo che era diciamo il favorito sin dall'inizio, ed effettivamente sul campo ha dimostrato le sue capacità. È stata una partita spettacolare, perché entrambi veramente due grandi campioni di diverso stile, diverso genere, sì. ma veramente è stato un vero spettacolo. Sì, assolutamente è stata una settimana di grande spettacolo e di grande pubblico, nonostante le condizioni meteorologiche veramente contrarie, ma anche oggi devo dire che la mattinata è stata particolarmente piovosa, e quindi eravamo molto timorosi, ma poi è riuscito un pallido sole e gli spalti si sono riempiti, quindi c'è stato il sold out sia soprattutto per la finale del singolare, un pubblico veramente entusiasta. Francavilla vive immediatamente, quindi basta che la pioggia si fermi e la città esce per partecipare a queste belle manifestazioni. Internazionale di tennis qui a Francavilla al Mare, non solo sport naturalmente, anche una bellissima cartolina di promozione turistica. Certamente è soprattutto quella, sport, ma anche manifestazioni che servono per far conoscere la nostra città a tanti stranieri che sono venuti appunto dall'estero, e anche a tanti italiani che vengono da altre regioni. Veramente siamo su tutti i canali dello sport in questa settimana, siamo stati, quindi noi crediamo molto in queste manifestazioni per promuovere il turismo. Sindaco, gli organizzatori stanno già pensando alla prossima edizione, sarebbe la sesta edizione di questo bel torneo. Voi anche ci state pensando, nel senso date il massimo appoggio, come avete del resto fatto anche in questa edizione, ma anche nelle altre? Assolutamente sì, daremo il massimo appoggio, perché vedo in questo gruppo di organizzatori un grande entusiasmo e una grande passione, che sono gli ingredienti che fanno veramente riuscire bene la manifestazione, quindi continueremo a sostenerli nei prossimi anni, così come abbiamo fatto negli anni scorsi e così come ha fatto anche la Regione, che voglio ringraziare per aver creduto anche in questo evento. Chi bisogna ringraziare per questa quinta edizione? I ringraziamenti, ripeto, sono rivolti a tutti quelli, coloro che ci hanno aiutato. Oggi mi ha fatto molto piacere la presenza dell'assessore allo sport Quaglieri, dell'assessore al turismo Daniele Damario, che tra l'altro è di Francavilla, quindi spero che sia rimasto. Assessori regionali, quindi spero che sia rimasto anche lui contento di come abbiamo organizzato per Francavilla questo evento. Ho loro ovviamente riproposto l'appuntamento per l'anno prossimo, e quindi spero che la giornata di oggi li possa così convincere magari a aiutare un pochettino di più questo evento, per ad esempio avere delle tribune più capienti. Ricordiamo sold out in questi giorni, nonostante anche l'incertezza del tempo. Numericamente le tribune del centrale quante persone possono contenere? Ma noi possiamo contenere dentro la città circa un migliaio di persone. Poi c'è anche la tribuna del grandstand, quindi insomma il pubblico che può assistere alle partite è sicuramente numeroso. Chiuderemo sicuramente un modo per poter far accedere alle partite del grandstand magari un maggior numero di persone. Quindi c'è lo spazio. Per non avere il rischio come oggi di mandare a casa qualcuno. Lo spazio c'è, o lo dobbiamo trovare, insomma, quindi sarà un momento di riflessione e sicuramente troveremo la soluzione. Ecco. Davvero l'ultima, sesta edizione, si sta già lavorando, perché sicuramente si pensa sempre in avanti, come nella vita anche nello sport. C'è qualche cosa che ci può così anticipare, qualche idea che volete realizzare? Ma allora, intanto sicuramente confermeremo l'anno prossimo anche degli eventi serali, oltre che le partite in serale anche il players party, il DJ set after match e la cena finale, che purtroppo ieri sera a causa del maltempo insomma non abbiamo potuto fare. Probabilmente un'idea che ci è venuta in mente è fare una sorta di piazzetta che possa fungere da catalizzatore rispetto agli spalti, anche per accogliere quindi le persone in questa piazzetta, con uno schermo che possa consentire di vedere le partite diciamo a rotazione e i punteggi, insomma, quindi anche dando importanza a questa pinetina del circolo, che è molto molto bella.